c'è Buster e anche Digger. Che grande castello di sabbia che avete costruito. È Sandy il gabbiano. Attenta, Sandy, non posarti sul castello di sabbia o lo... Oh, cielo. Poveri Digger e Buster. Vai via, Sandy, uccellino dispettoso. Cosa hai visto, Buster? È una formina rossa che spunta da terra. Chissà che forma ha. Ottimo lavoro, Digger. È un triangolo. Non è carino? E guarda, Sandy ha trovato una formina gialla. È un cerchio. Riesci a trovarne altre, Sandy? Eccone un'altra. Questa è blu. Presto, tirala fuori. È un quadrato. Ha quattro lati. Wow, ci sono così tante forme. Triangoli. Cerchi. Rettangoli. Esagoni. Sandy, aspetta. Non... Oh, certo. Aspetta un attimo. Credo che Buster abbia un'idea. Buster e Digger raccolgono le formine. Chissà cosa ci faranno. Le stanno impilando. Mi sa che stanno facendo una torre. Manca solo un altro pezzo in cima. Così, Buster. Piano piano. Così, perfetto. Wow, Buster e Digger hanno fatto una torre con le forme. Che ottima idea. Ora possono tornare a costruire i castelli di sabbia. E guarda, Sandy ha un altro posto che non crolla su cui mettersi. Bel lavoro, Buster. Ciao, Buster. Ciao, Digger. Sveglia, sveglia, Buster. È una nuova giornata. Ehi, aspetta. Non ci sono colori. Che strano. Anche Robin non ha alcun colore. Guarda, Robin! Buster ti ha reso di nuovo colorato! Ben fatto, Buster! Oh no! Quella piccola paperella è triste! Ha perso il suo colore! Forse Buster può aiutarla! Ottimo! Il colore è ritornato! Oh, guarda com'è felice la paperella. Oh, guarda, anche la fattoria di Terry ha perso il suo colore. Buster potrà fare qualcosa? Certo. Hai il tocco magico, Buster. Oh no, anche Scout. Avanti, Buster, aiutala a tornare colorata. Eccoti qui, Scout. Di nuovo alla normalità. Guarda, Buster può anche cambiare i colori delle cose. Ora la palla è verde. E ora la palla è viola. Buster sa dare colore alle cose. Wow, Buster ha colorato Scout come l'arcobaleno. Adesso anche lui ha i colori dell'arcobaleno. Ora è Buster il bus arcobaleno. C'è di nuovo Terry. Ora è Terry arcobaleno. E guarda i campi. E il fienile. I colori dell'arcobaleno sono dappertutto. Fantastico. Buster ha anche dato diversi colori alle nuvole. Manca solo una cosa. L'arcobaleno, ovviamente. Il bus arcobaleno sta guidando sopra l'arcobaleno. Ciao, ciao! Oh, Buster. Era solo un sogno. E fuori piove. Oh, mi dispiace, Buster. Aspetta. Forse dopo tutto sei davvero magico, Buster. Hai fatto uscire il sole. Chissà cosa ha visto Buster. È un'area giochi. Oh, wow! Guarda, ci sono Scout e Digger che stanno facendo un ponte. Perfetto per Scout per passarci sopra. Cosa c'è laggiù? Penso sia una vasca con le palline. Sì! Dai, Buster, lo sai che ci vuoi andare. Wow! Bel salto, Buster. Oh, guarda, c'è Billy il bulldozer. Sta saltando sul tappeto elastico. Sembra si stia divertendo un sacco. Wow, Digger, sei proprio bravo sulle parallele. Continua così. Chissà perché Billy sta spingendo tutte quelle formine morbide. Oh, solo per farci atterrare, Digger. Bell'atterraggio, Digger. Oh, Scout, sta attenta. Sembra difficile stare in equilibrio.
Oh, wow, Scout! Sei una professionista! Pronti? Oh. Attenti? Via! Chi vincerà? È testa a testa! Scout arriva prima! Brava, Scout! Sarà per la prossima volta, Buster! Deve essere stato proprio divertente! Credo che Digger voglia giocare a nascondino. Ottima idea! Ok, Buster, comincia a contare mentre gli altri si nascondono. Oh, bella idea, Scout e Billy! Quello è un ottimo nascondiglio! Digger si sta nascondendo nella vasca delle palline e Billy in cima allo scivolo. Pronti o no? Sto arrivando! Riesci a trovare i tuoi amici, Buster? Dove potrebbero essere? Lì no. Non preoccuparti, Buster, li troverai. Devi solo continuare a cercarli. Quello è Billy! Bell'avvistamento, Buster! Ne mancano solo due! Sembra divertente! Oh, ecco Scout! Ben fatto! Meno uno! Controlliamo la vasca delle palline! Oh, Digger! Ottimo nascondiglio! Che gioco fantastico! Whee! Ciao, Buster! Che bel fiore! È proprio una bella giornata di sole! Oggi Buster è davvero felice! Guarda là! Una bella e succosa mela! È meglio che ti sbrighi, Buster, o farai tardi a scuola. Le lezioni sono già iniziate. Presto! Oh, cielo! Non credo che l'insegnante sia molto contenta del tuo ritardo, Buster. Ora faresti meglio a seguire attentamente la lezione. Pare che oggi dovrai guidare tra i coni. Ed ecco Robin. Rimani concentrato, Buster. Non distrarti. Oh, cielo! L'insegnante non sembra affatto contenta. È ora di guidare tra i coni. Il bus arancione parte per primo. Lento e costante. Così, l'insegnante sembra soddisfatta. Ora tocca a te, Buster. Buona fortuna. Wow, rallenta, Buster. Stai ribaltando i coni. Prova a rimanere in mezzo ai coni. Oh, cielo. Non è ciò che ti è stato detto di fare. Così impari ad andare troppo veloce. L'insegnante è molto contraria. La scuola è finita. È ora di tornare a casa. Credo che Buster sia triste di non aver fatto ciò che gli era stato detto a lezione. Forse dovrebbe andare a chiedere scusa all'insegnante. L'insegnante sembra molto stanca. È stata una lunga giornata anche per lei. Credo sia il caso di tirarla su di morale. Cosa potresti... La mela! Ottima idea, Buster. È molto gentile da parte tua. Così hai rallegrato l'insegnante. Forza, Buster. Puoi farcela questa volta. Lento e costante. Così. Sei concentrato e stai andando benissimo, Buster. Ce l'hai fatta. Ottimo lavoro, Buster. Ben fatto. Mi chiedo cosa stiano facendo Buster e Digger. Wow! Chi ha fatto quel disegno? Sembra che voi ragazzi abbiate voglia di gelato. Digger! Quel cono è gigante! Oh, guarda! Sta arrivando Iggy, il furgoncino dei gelati. Buster e Digger chiedono a Iggy di aiutarli a preparare il gelato gigante. Vediamo! Oh, ciliegia! È un gusto delizioso. Prendiamolo! Wow, guarda quanto gelato! Subito dopo serve del gelato di colore blu. Al mirtillo? Perfetto! È incredibilmente bello, Buster! Ok, ora il giallo! Banana! Ottima scelta! Ne vuoi ancora? Ok, questo è l'ultimo gusto, altrimenti sarà troppo grande. Mela! Sarà un cono gelato davvero gustoso. Un ultimo sforzo, Iggy! Questo cono gelato è un po' traballante. Tienilo in equilibrio, Digger! Robin è andato a chiamare Scout per farle vedere ciò che Buster e Digger hanno fatto per il suo compleanno. Faresti bene a seguire Robin, Scout. Buon compleanno, Scout! Questo è il gelato più grande che io abbia mai visto.
Oh no, Digger! Attenta, Scout! Ci è mancato poco. Spegni la candelina, Scout. Ora potete mangiare il gelato. Nonostante tutto, è ancora delizioso. Gnom, gnom. Ehi, c'è Buster e anche Digger. Che grande castello di sabbia che avete costruito. È Sandy il gabbiano. Attenta, Sandy, non posarti sul castello di sabbia o lo... Oh, cielo. Poveri Digger e Buster. Vai via, Sandy, uccellino dispettoso. Cosa hai visto, Buster? È una formina rossa che spunta da terra. Chissà che forma ha. Ottimo lavoro, Digger. È un triangolo, non è carino? E guarda, Sandy ha trovato una formina gialla. È un cerchio. Riesci a trovarne altre, Sandy? Eccone un'altra. Questa è blu. Presto, tirala fuori. È un quadrato. Ha quattro lati. Wow, ci sono così tante forme. Triangoli. Cerchi. Rettangoli. Esagoni. Sandy, aspetta. Non... Oh, certo. Aspetta un attimo. Credo che Buster abbia un'idea. Buster e Digger raccolgono le formine. Chissà cosa ci faranno. Le stanno impilando. Mi sa che stanno facendo una torre. Manca solo un altro pezzo in cima. Così, Buster. Piano piano. Così, perfetto. Wow, Buster e Digger hanno fatto una torre con le forme. Che ottima idea. Ora possono tornare a costruire i castelli di sabbia. E guarda, Sandy ha un altro posto che non crolla su cui mettersi. Bel lavoro, Buster. Ciao, Buster. Ciao, Digger. Ehi, ciao, Buster. Oh, guarda un po', sei nel Far West. Dai un'occhiata al tuo cappello da cowboy. Quello deve essere lo sceriffo con la sua luccicante stella dorata. Oh, guarda, un lazzo! Ottimo lavoro, Buster. Ora sei un vero cowboy. C'è Terry. Inclina il tuo cappello da cowboy e saluta. Non penso che Terry sia rimasto molto colpito. Aspetta. Oh, è bandito il bus. E cos'ha sulla schiena? Un sacco. Penso che abbia derubato un negozio di caramelle. Che villano che è. Devi fermarlo, Buster. Presto, Buster, si sta allontanando. Inseguilo. Sveglia, sceriffo, c'è un criminale a piede libero. Sfrecciano lungo i binari del treno. Più veloce, Buster. Non puoi lasciar fuggire bandito. Wow, bandito è saltato davanti a Suki il treno. Aspetta che passi il treno e... Dov'è andato? Oh no, sta andando nella direzione opposta. Che subito. Stagli dietro, Buster. Bandito sta cercando di seminare Buster nel campo di cactus. Attento, Buster, sono molto spinosi. L'hai quasi preso. Attento. Stai bene, Buster. Oh no, il cactus ha bucato la tua gomma. Bandito sta scappando. Oh no, non la prenderei mai con una gomma a terra. Aspetta. Ma certo, il lazzo. Lancialo, Buster. Uno, due, tre, via. Grandioso, ce l'hai fatta. Hai catturato Bandito. Ed ecco lo sceriffo Otis. Ti sarà sicuramente grato. Eccoci, Bandito è finito in prigione. Nel posto che si merita. Oh, wow, anche tu hai un distintivo. Lo sceriffo Buster. Non è fantastico? Wow, che sogno eccitante. Buon viaggio, Buster. Credo che Buster stia di nuovo dormendo. Dove sei, Buster? Guarda tutte quelle palle giganti colorate e i giocattoli. Sembra un ottimo luogo per un'avventura. Vediamo cos'altro troverà Buster. Wow, guarda quell'orsacchiotto. Guarda com'è grande. Sembra morbido e coccoloso. Ah, così, Buster. Fatti dare un forte abbraccio. Sembra proprio affettuoso. Oh no, Buster, cos'è quel rumore? È un gancio gigante. Credo che Buster sia dentro una grande macchinetta a chiappa premi. Buster, attento! Sta per prenderti! Dai, Buster! Oh, no.
Era solo un brutto sogno. Guarda, c'è Scout. Sembra che Buster sia ancora un po' scosso. Ma non hai più niente di cui preoccuparti, Buster. Guarda, Buster. Scout ha qualcosa da farti vedere. Chissà cos'è. Oh no, è una macchinetta col gancio. Buster sembra spaventato. Scout non ne ha paura. Forse è divertente. Non preoccuparti, Buster. C'è Scout con te. Guarda, Buster, c'è l'orsacchiotto. Perché non provi a vincerlo? Dai, Buster, sii coraggioso. Puoi farcela. Ok, Buster, prendiamo l'orsacchiotto. Fai con calma. Così sembra vada bene. Ok, ecco che scende. L'hai preso? E quello cos'è? Non è l'orsacchiotto. Oh, è un piccolo pullman giallo. Questo giocattolo è proprio uguale a te, Buster. Questa cosa fa ridere Scout e Buster. Buster ora ha superato la sua paura della macchinetta col gancio. Ehi, Buster! Ecco un'altra bella giornata per divertirsi. Oh no, è bandito il bus! Buster, attento! Ti schianterai! Aspetta, cosa sta succedendo? Oh wow, stai fluttuando nell'aria! È incredibile, Buster! Chissà se puoi anche volare! Oh wow, ti sei trasformato in un supereroe! Sei velocissimo! Super Buster è qui! Cosa ha visto Buster? È Otis, la macchina della polizia! Chissà cosa sta cercando Otis nella galleria! Ehi, è bandito il bus! Cosa sta tramando? Nulla di buono! Oh no! Ha spinto la roccia davanti all'ingresso e ha chiuso Otis nella galleria! Devi salvarlo, Buster! Non puoi lasciare che bandito il bus la faccia franca! Quel macigno sembra molto pesante! Va tutto bene, Buster! Ora sei un supereroe! Puoi salvarlo! Oh, Buster! I tuoi occhi! Wow! Hai la visione laser! Bravo, Buster! Hai liberato Otis! Adesso andiamo a catturare quel furfante di bandito il bus! Ecco bandito! Sembra stia nuovamente tramando qualcosa di losco! Scout, attenta! Povera Scout! Guarda chi c'è! Ora sei nei guai! Super Buster è qui! Buster, puoi fermarlo! Super Buster è troppo forte per bandito! Questo dovrebbe averlo fermato! Ora Buster deve solo aiutare Scout a uscire dallo stagno! Guarda bandito! Ora è lui quello bloccato! Oh, è stato solo un sogno! Non penso che la maestra sia molto contenta! Ehi, ciao, Buster! Oh, wow! Una palla da calcio! Guarda, è Scout! Vuole giocare! Bel passaggio, Buster! Bella mossa, Scout! Chi sta guidando lungo la strada? È Tony il furgone! Oh, no, Buster! Fai attenzione a dove tiri la palla! Stai attento, Tony! Ai, deve essere stato doloroso! Spero che Tony stia bene! Buster, devi essere più cauto! Occhio a quel chiodo! Oh no, ha bucato la gomma di Buster! Guarda, Scout! Wow. A Tony il furgone serve aiuto! So di chi abbiamo bisogno! Sì, Amber l'ambulanza! Ottimo lavoro, Scout! È sicuramente una giornata intensa! Spero che ti riprenderai presto, Tony! Oh, Buster, deve essere una cosa molto dolorosa! Non ti preoccupare, è stato solo un incidente. Tony è in buone mani e Amber tornerà presto. Buster, guarda, c'è Amber. Chiediamole di ripararti. Buster va verso il garage. Oh, wow, Tony sembra in gran forma. Buster sta per farsi cambiare la ruota. Tutto sistemato. Wow!
Ah. Oh, Buster, wow. Gli incidenti capitano. Stai più attento la prossima volta. Bel passaggio, Buster. Oh no, non di nuovo. Questa volta, Buster, sta più attento. Guarda a destra, guarda a sinistra. Ora sì che ci siamo. Ben fatto, Buster. Da questa parte, Buster. Ciao a tutti! Che meraviglioso tramonto! Scommetto che Buster si è divertito un sacco sotto i raggi del sole. Oh, chissà cos'è quella melma verde. È così appiccicosa e... Oh no, è caduta su Buster! E non penso se ne sia accorto. Cosa sta succedendo? Qualcosa non va. Guarda tutte quelle lapidi e zucche che stanno comparendo. È spaventoso! E cos'è successo a Buster? Credo che quella melma verde l'abbia trasformato in uno zombie. E quello chi è? Oh no! È Buster lo zombie! Digger è davvero terrorizzato! Ma non credo che Buster sappia di avere quell'aspetto! Oh, guarda, c'è Scout! Buster è proprio felice di vederla! Oh no! Anche lei sembra spaventata! Oh no! Scout si nasconde da Buster! Proprio come ha fatto Digger. Povero Buster, è così triste e sconsolato. Dai, Scout, Buster è tuo amico. Credo che Scout abbia un'idea. Vuole che Buster la segua. Buster, ora capisci? Sembri uno zombie. Ecco perché tutti hanno paura di te. Non preoccuparti, Buster. Guarda, la melma è venuta via ed è rimasta sulla ruota di Scout. Penso che Scout abbia un piano. Un autolavaggio! Ottima idea, Scout. Buster è sempre felice di andarci. Sì, il verde è andato via. Buster non è più uno zombie. È stato molto spaventoso, Buster. Oh cielo! Scout! Ululi come un lupo mannaro! Felice Halloween a tutti!